Ragazzi, il Liverpool è arrivato in finale l'anno prima l'anno e si prima, è ripetuto. Sì. Con Karius, anche perché è colpa di un portiere mamma poco mia preparato, bisogna dire che prende c'è un po' sulla coscienza. Che sembra un po' Thor. Poteva fare l'attore pure lui, eh. Cioè, non si è mai ripreso. Tra l'altro, io vedo col Besiktas, è volato via, credo. Ogni 5 giorni video su Facebook con una papera di Karius. Sì, postava con sottofondo 5 giorni di Zarrillo, giusto quel video lì. Non so il sottofondo musicale, però so che Karius è veramente una grandissima. Allora, bro, ma l'altro ospite non arriva? Arriva o non arriva? Non lo so, perché c'ha scritto che era in arrivo. La situazione per strada è qualcosa maledetta di Roma. È critica. È qualcosa di difficile da affrontare. Comunque, per finire, per quanto riguarda Liverpool, Manchester City, diciamo che non c'è mai stata partita perché Liverpool è passato in vantaggio dopo pochissimi minuti. Con gol di Fabinho, fantastico. Sì. L'ha presa dritto per dritto. Ci si aspettava che girasse quel pallone, invece spedita verso la porta. Hanno segnato tre scarsi per il Liverpool: Fabinho, Mané e Salah. Chi vi prendete, Mané o Salah? Salah, tutta la vita. Sì. Anche se credo leggermente più giovane, forse Mané. Non lo so, al di là dell'età, comunque. Salah, dite. Sì, Non lo so. Non lo so. Salah è un bel giocatore, però. È uscito con la Spezia, ti ricordi la partita della Roma? Sul groppone senso. Questa partita contro la Spezia nella sua carriera fa ridere pensare che con la Roma Coppa Italia hanno un po' zoppicato, poi invece è andata a Liverpool, una squadra pronta, l'hanno svenduto qualcosa tipo 40 forse 40 milioni che comunque insomma per quello che però poi adesso vale lo scarpino destro di Salah, è il piede debole. Assolutamente. Trascorso anche la Fiorentina per Salah. Bravissimo. Col 74, un'ignoranza clamorosa. Per poco ci toglieva dalla Coppa Italia che abbiamo vinto contro di voi, cari Aquilotti. La ricordate? Qualche finale pure voi ve la dobbiamo lasciare. Mica le possiamo perdere tutte. Voglio dire. Allora, ragazzi, adesso sono le 6:32. Noi andiamo con una canzone di Mats Pezzali. Guarda, ne parlavamo tanti anni. No. Che secondo me con questa canzone, che per me è nuova perché l'ho sentita per la prima volta l'altro giorno, l'altro ieri, è tornato ai vecchi livelli. Parla della nostra città, o perlomeno della città mia di Federico, perché tu, bro, sei nato a Lecce. Cioè, d'adozione. Cerco di naturalizzarmi. Esatto. Parla proprio di Roma. Si intitola In questa città. E mi è piaciuta perché a un certo punto mi pare che lui stia in un taxi e comincia a parlare col tassista e parlano di calcio. Lui dice: io so dell'Inter. E il tassista gli dice: certo, a noi da Roma e della Lazio c'è rimasto solo il derby. Quindi vi invito ad ascoltarla perché secondo me è molto carina. Si intitola In questa città di Mats Pezzali. Se scendevo prima Tiburtina, siamo in 1000 taxi, forse solo una decina, però poi trovavo il tappo sulla tangenziale, a prati fiscali ci si può pure invecchiare, e invece qui si taglia dentro da Villa Borghese, il taxista che mi chiede lei è milanese, certo che anche voi dell'Inter state messi male, a noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in Culandia, come c'è finito là, mi scusi la domanda, gli rispondo solamente mi ci porta il cuore, sceglie tutto gioie, lacrime pure il quartiere, chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale, che non è un soprannome, è proprio l'animale, che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà, se no anche sti cazzi, che se non passerà. Roma ovest est, qui si vive in macchina come a Los Angeles, si capisce sei del nord e guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra campi di padel, gli SH fanno a gara con le macchinette, su
jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No way. When I feel heavy metal, and I feel that I need a when I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I need you. Ma ve l'ho detto che il Napoli non partiva così male da 10 anni? No, non ce l'avevi detto. Ma forse te l'ho detto. Ce l'aveva detto. Dai Marco. Questa è la prima cosa. Lo so, vabbè, facevo finta. Era per quello. Va bene, no, ragazzi. In diretta perché, eh. Ma voi cosa ne pensate? Va così male il Napoli? È questione sì. di campo, di risultato, fuori campo, ritiro che non si fa, si fa, Ancelotti che se ne va. Che è successo dalle parti? Ma si è rotto qualcosa, boh, forse all'interno. Si è rotto una cosa che non si può dire. Forse, forse Aurelio De Laurentiis si è rotto. Vicine panettoni. Beh, secondo me non è da sottovalutare la situazione contratti. Comunque ci sono giocatori come Calleion, Mertens che sono in scadenza 2020. Mertens all'Inter, bravissimo. Vero. Si dice. E Aurelio De Laurentiis già a gennaio ovviamente vorrebbe vendere Mertens perché sennò poi a giugno non prenderebbe nulla. Chiede 10 milioni. Troppo. Se lo prendi a zero dopo 6 mesi. La Lazio non devi vedere però una se sortita. Ti va Correa Mertens dietro staffetta. Tu lo faresti Correa Mertens? Lo scambio? Lo scambio no. No, 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 anche no, solo per età. No. Come in questo momento Correa? Mamma mia. Ah, ti piace Correa? Mamma mia, ma che è? No, guarda, mi è venuta in mente sta cosa, scusate se devi un attimo. Ma Pietriccione Modriccione dalle nostre parti. Come lo chiamano Modriccione. Oh, ma mica è male. Io come vice Leiva. Sì. Che mo ti stai in panchina, no, Modric. Perché... Mo ti stai in panchina, no, Modriccione. Perché su Transfer Market ho visto che la valutazione è 2 milioni di euro. Ma quanto ce lo venderesti? Non te lo vendiamo. È solo nostro. Un bel giocatorino. Quello che è successo ieri tra i presidenti e i direttori sportivi. Ma forse, ne parliamo. Ne parleremo. Però sì. Ecco, un po' di astio ci sta. Ma giustamente. Direi e oserei. Giustamente. Tra l'altro, poi vedremo. Quando diciamo soleremo, tra virgolette, ruberemo pure l'allenatore. Diciamo no, che l'astio aumenterà. Neanche quello te lo diamo. No, ma Inzaghi no, perché prima ha detto Simeone, adesso Liverani. No, Inzaghi, vabbè, non ti piace Inzaghi? Un po' di non ti piace no, proprio? Assolutamente, Inzaghi a vita. Come Ferguson, sei anche tu per il partito. Come Ferguson, come Wenger. Come Wenger. Wenger Eva Wenger. Questa è nelle peggiori. Plazzelissima poi tra l'altro. È vero, non so bravissimo. Vi ricorderete no. Tu sicuramente il video con Jibril Sissé. Eva Enger e Jibril Sissé. Sì, non un video porno. In che senso? Perché Jibril l'hanno vista Sissé, con diciamo che era anche un produttore musicale, no? Sì, ha fatto quel video con tutte le auto che va a Sissé, che era un patito di auto, e c'era pure Eva Enger che faceva le moine, insomma. Vabbè. Comunque, grande razziale. Le razziali non so brutte, però pure la stessa Anna Falchi. Vabbè. Dicono pure l'aria d'amico sia razziale. È vero. Dici. Ecco, la domanda del secolo, ragazzi. Siete più per la carne fresca, quindi diletta Leotta, oppure per il prosciutto crudo stagionato come Ilaria D'Amico? E ci siamo ringraziate tutte le femministe che ci stanno ascoltando per questo grandissimo paragone. Va bene, lo perdoniamo. È sta stato scherzando. Federico Di Placido a dirlo. È stato lui. Il prosciutto crudo è buono, specialmente se è di Parma. Esatto, bravissimo. Ti è? Bellissima questa. No, io mi prendo la Leotta, ragazzi. Io vado matto. Anch'io. Non vado matto, forse per la Leotta, la vedo un po' ritoccata, però. Dici. La D'Amico non mi ha mai fatto impazzire. E la chicca. Grande professionista. grande professionista. Ilaria non si tocca perché adesso è roba di Gigi. Ma invece Eleonora Boy, non so se media, c'è la Leo Bob Boy. Eleonora Boy che così. Sì. Onesta. Per me sì. Sì, dai, sì, un'uscitina, l'aperitivino, sì, niente sì. Di. Comunque ragazzi, stiamo parlando di Napoli, cioè glielo concediamo. La giornalista del Napoli che viene in mente, ce n'è forse qualcuno, no? Marica Fruscio?
Marica Abruzzo. Adesso vado su Instagram che non ho, in mente. Rido per non piangere. Giornalista. O perché diciamo ci sono dei trascorsi. Ma è ancora viva, io me la ricordo. Non lo so, sento il fruscio. Vabbè. Veramente stiamo raggiungendo il apice trash di più ignoranza. Ma quante possibilità date al Napoli di tornare a lottare per la Champions? Ammesso che ci sia uscita poi, in realtà. No, perché... parliamo di calcio, no. No. Vabbè, dai, due minuti un attimo. Sì, anche perché così. Dopo qua Alex Cicchetti che interverrà tra poco il tornale 7. Hai spoilerato l'ospite. Lo so, ma tanto sulla pagina Facebook l'avevamo già detto. Il grande Alex, secondo voi non vorrà parlare di Federazione Italiana contro Americani? Acronimo. Secondo voi no? No, perché il Napoli tutto sommato è a meno 5, no? Fa freddo napoletano, fa freddo. Riportare sulla retta questo via. Milan-Napoli, chissà. Non lo so. Io faccio il tifo per il Milan, a Milan-Napoli, a vi dico la verità. Chiaramente sì. Ma ho visto in settimana che ti sei ammazzato uno su Facebook. Hai visto? Ti sei intrippato. Sì, perché praticamente ha commentato. Allora, avevo scritto un articolo parlando... Ma hai visto? Io ti controllo, ti spio. E sono stato fin troppo buono. Sei stato infatti un signore. Poi... Che è successo? Raccontatemi. Allora, praticamente ho scritto questo articolo riguardo alla trasferta, no, alla partita della Lazio in Europa League con il Celtic. E mi pare che il titolo fosse una cosa del tipo la Lazio alla conquista dell'Europa ricordando Stamford Bridge, una cosa del genere, perché è dal 1999-2000 che la Lazio non vince con una squadra d'oltremanica. Ricorderai, Fede, il Chelsea, no? Col Chelsea gol, mi pare, di Simone Inzaghi e Mihalovic su punizione, vincemmo a Stamford Bridge 1-2. Bei tempi, mamma mia. A riviverli. Cioè, a riviverli. Simone Inzaghi re di coppe, e Mihalovic. Sì. Grande signore. Simone Inzaghi re di coppe, tra l'altro, infatti è il nostro cannoniere principe. Sì, 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 sì. Cioè noi lo sottovalutiamo perché adesso lo vediamo lì un po'. Anche perché all'epoca c'erano Salas, Boxic, cioè, insomma, adesso sarebbe titolare insieme a Immobile. Io direi di sì, longilineo che sembra che non ha neanche un muscolo, ma è il nostro cannoniere con 20 reti, Ha pagato il fatto di avere un grande fratello oppure che la sua ex moglie ha presentato il grande fratello. Pensaci, Renato, pensaci. Dici? Una delle due cose. Meglio un fratello grande o un grande fratello. Lo sapevo che voleva arrivare questa là. Questa è il nostro primo redazionale. Io lo sapevo, Me l'hai servita sul piatto d'argento. Vabbè. Però, a parte gli scherzi, comunque Simone Inzaghi è cannoniere europeo della Lazio con 20 centri. Quindi che cosa è successo con questo Facebook? Scusate che io divago un po'. Praticamente... mi ha scritto commentando sotto. Adesso cercherò di edulcorare. Lazio Celtic 1-2. Come godo adesso il saluto fascista, ficcatevelo nel cosa? Nel fondo schiena, no? Insieme alla qualificazione, giustamente. Esatto. Lì io molto educatamente, per provocare, ma in maniera soft, gli ho scritto: ho visto perché squadra fa il tifo e non voglio infierire, perché è tifoso del Napoli, era un momento un po' così, e da lì è partita. Adesso non mi va di ripercorrere tutta la diatriba. Ma diciamo anche come si chiama, lo salutiamo in diretta. No, assolutamente.